benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Filippo Biscilia ha recentemente condiviso un retroscena su Temptation Island, lasciando i telespettatori sorpresi. Temptation Island continua a riscuotere grande successo. Nonostante le coppie partecipanti siano tutte composte da sconosciuti, sono diventate molto interessanti per i telespettatori. Così come le vicende che si sviluppano con i tentatori e le tentatrici. Il programma ha generato molto dibattito, ma anche emozioni, tanto da confermare un'edizione invernale. L'annuncio è stato fatto di recente durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. Nonostante il successo, resta incerto se Filippo Biscilia continuerà a condurre l'edizione invernale. Al momento, Biscilia si sta godendo il successo dell'edizione corrente e ringrazia costantemente i telespettatori per gli ottimi risultati di share. Biscilia spesso condivide aggiornamenti con i fan tramite video sui social. In uno di questi video, ha condiviso la sua delusione per l'eliminazione della sua compagna, Pamela Camassa, dall'Isola dei Famosi. Nonostante la vita movimentata, la relazione tra Biscilia e Camassa è solida, anche se non si parla ancora di matrimonio. Pamela ha persino fatto visita a Filippo sul set di Temptation Island, in Sardegna, per celebrare il suo compleanno. In una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Biscilia ha rivelato un retroscena inedito sul suo approccio alla narrazione a Temptation Island. Quando faccio voiceover e sentite solo la mia voce, mi alzo in piedi, leggo e mi muovo, gesticolo, per rendere la narrazione più coinvolgente. Ha attribuito questo approccio professionale alla sua mentore, Maria De Filippi, affermando: d'altronde, imparo e rubo dalla migliore. Questo riconoscimento avrà sicuramente fatto piacere a Maria, dato l'alto rispetto reciproco tra i due. Infatti, Maria ha precedentemente scelto Biscilia come concorrente in una speciale edizione di Amici, dove ha mostrato le sue doti di showman. Che ne pensate di Filippo Biscilia? Vi piace come conduttore? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!